Anche quest'anno video della della Befana, della cioè Befana, video di Natale. Sì. Spacchettami. Allora, in questo video Dani spacchetterà i regali che io gli ho donato per Natale 2018. Oddio, già come l'ha detto, è tutto un programma. Che guarda. C'è Dani? Niente. Che voce, madonna mia, guarda. Quest'anno niente Rosy Benda, quindi dovresti essere felice. Sì, appunto. Effettivamente sì. Nel canale di Dani troverete lo spacchettamento dei regali fatti a me. Dei miei doni che io gentilmente ho donato alla Dani, qui diciamo che voce. Vi ricordo sempre che alla Befana ci sarà lo spacchettamento, certo, della Befana. Ovviamente. Prima sì. Che ce lo chiedate. Cioè. Allora, il regalo di quest'anno di Dani si trova qui. Dani, che cos'è secondo te? Prendilo in braccio. Cullalo come un bebè. Dagli un nome e quello è la tua Maria Sofia. È molto molto caldo. Ce l'avevo sulle gambe. Detto così. Cullalo un po', fai vedere se sei un bravo mammo. Cantagli una canzoncina, Dani. We wish you a merry Christmas. Buon Natale un cazzo. Bene, basta così. Allora, questo sì. Lo andrai a togli la maglia. E guarda che cos'è. Vado adesso? Sì, sì, togli la maglia. Tolgo la maglia. Ok, questo si chiama, fai vedere bene. Allora, questo si chiama... Allora, questo è un regalo a piramide. Si parte dall'alto e pian piano tu lo spacchetti e arriverai verso la fine. Oh mio okay. Dio. Ok, nel frattempo facciamo un po' di suspancia, quindi un attimo. Sì, in realtà non si vede un cazzo. Vabbè, ma magari tu sbirci, ce l'ho. Guarda che avrei sprecato una confezione intera. No, perché questo cookie, si sentì da quanto è appiccicoso, è degli anni 90. L'ho trovato, non ti dico dove. Ma è appiccicoso davvero? Ma secondo te, lo scherzo? Dai, ma che schifo. Ma sarà stato infilato nella cappa, ma guarda. Allora parti, ti do delle forbicine per aiutarti, devi scartare velo per velo, perché comunque ogni strato ha una surprise for you. Esatto, piccicume diverso anche. No, piccicume diverso no. Sempre uguale, molto bene. Sempre uguale, scarta qua. Sì, però io poi non voglio toccare i regali con tutti. Ma i non ce n'è regali. Oh, è convinto che gli abbia fatto dei regali, che carino. Scarta piano e tira fuori quel foglietto tanto. Eccolo lì. Dai, però io non ho voglia di tagliare tre ore, magari se scaratti un po' più veloce. Ho capito, ma ragazzi, cioè, è davvero super appiccicoso, mamma mia. Allora, hashtag Pezzuniz, buona Nale, e quindi ovviamente ci sono io, lo vedranno. Aspetta, non si vedrà un cazzo, dai. Sì, fidati che si vedrà. Dici? Sì. Non è vero! Sì! Okay. Però io il buco in testa non ce l'ho più. Vabbè, ma il buco in testa è come, cioè, togli l'essenza del pezzone. Va bene, allora io leggo. Ma è lungo. Tre righe. Allora, la grandissimo pezzo di Dani che non sei altro. Per questo Natale, in quanto amica che ci tiene tanto a te e ci marca malissimo, ho deciso di fornirti, la stessa frase che ha detto prima, tutto ciò di cui hai bisogno per essere un uomo migliore, l'uomo perfetto anno 2019. Corizino! Attenzione, tutto ciò che troverai dovrai usarlo immediatamente, altrimenti non potrai proseguire fino alla fine. Buona Nale, Loffina. Corizzino, sei emozionated? Bene, inizia pure. Senti, mi devi dare un po' in tovaglione. Non ti do assolutamente non niente. Non voglio toccare gli eventuali regali. Ma non ce n'è. Ma cosa? Ma che te li ha fatti? Non ce n'è? Allora io non la apro neanche. Dai. Non ce n'è? Vai piano che tagli la roba, Ecco lui, cioè scapocchialo come fosse una ciolla, vedi, proprio con quell'armonia. Si intravede qualcosina. Questa puzza per tutto che viene fuori. È la puzza della carta, Dani. Senti come puzza, usala. L'ho già annusata. Ha trovato il primo regalino. Qui c'è lo zampino di mamma Loffa, No. Allora. Vai, leggi. Ogni donna sogna la sua esperienza lesbo con Analia. Ogni uomo sogna la sua esperienza etero con Analia. Metti questo e farai che dici tutti. Quindi devo mettere questo? Sì, vai. Oh mio Dio. No, la parrucca no. Non tagliarmi la parrucca di Analia perché stai fin da pelle. Ma mi spettino. Ora posso dirlo. Ma fai a cagare. Non è vero. Ma come metti il secondo? Guarda che non si stacca, guarda.
taglierei sta parola. Dai, ti la dico. Ragazzi, è un impedito. Ma non lo so, ma tu guarda, ma vi prego. Cioè, ma guarda cosa c'è qui. Ma io dico, ma si può? Guarda. No, no, non tagliamo tutto. Bisogna andare a strati. Non barare. Oh, ecco. Dio santo. E tirala. Ecco fatto. Indossala. Lo dice qua, ogni donna sogna la sua esperienza lesbo con la Nadia, ogni uomo sogna. Ma lo dici tu, ma... il tuo pensiero è sicuro è molto diverso rispetto a quello che tutti pensano. Scrivete nei commenti se lo pensate anche voi. Eccolo lì. Io direi che possiamo fare la fotocopertina intanto. No, no, ci pensiamo dopo. È persino gialla. Dai, ma guarda, vi prego, vi farei far vedere le mie dita. Ma che schifo è! Allora, ok. No, qua devi tagliare. Cioè, molto tutti i miei regali saranno unti e bisunti. Che cazzo ridi? È troppo scemo, ragazzi. Ok. No, devi tagliare. Guarda che sarà bossa, ragazzi, se non ci sto attenta. Leggi la scritta, spacchetta. Se vuoi conquistare qualcuno, lo devi trattare con i guanti. Esatto. Quindi devi indossare anche questi, dei bellissimi guantini. Dei bellissimi guantini con scritto Steffi 1986. No, viva Steffi 1986. Eh sì, ho voluto metterlo apposta. E mi puzza il prepuzio. Guarda, io non penso di riuscire a mettermeli con tutte le mani appiccicose che ho, adesso, in realtà. Hai rotto il cazzo per le mani appiccicose, adesso non avrei più problemi, aspetta. In realtà sì, perché mancano le dita qui. Quindi, è questo! No, la scritta va sopra. Ah, ok. Non uscivo, ragazzi, ve lo giuro. Mi basta il 1986, sta benissimo. Ride, ride, tanto dopo. Cosa vorresti dire? Non hai idea. Fai vedere come ti stanno bene, così proprio. E smooth criminal. Bene, molto bene. Spacchettiamo qua. Che bel regalo, grazie. Non riesco a guardare se si fa la copia scema di si chiama di Baglioni. Ok, di Battisti comunque. È uno di quelli lì. Il vero maschio alfa ha sempre il barzottino, ricordalo Locci. Esatto. Prego, indossi. Ma... guarda che sono appiccicose anche le mutande. Certo, sono usate da mio padre. Metta questo. Ah, pure! Certo, il barzottino, cosa vuoi farlo da solo? Ecco. Ragazzi, poi vi faccio una foto integrale dopo, cioè, ve lo prometto. Se mai io prego avessi avuto ancora un minimo di dignità. Oh, happy questo day. Video proprio. Oh, happy day. Oh, happy day. Ok, questo. Ma questo è un assorbente. Ma leggi, su, non essere così sciocco. L'uomo elegante ha sempre questo fascino in più, lo si sa. Esatto. Prego. Devo aprirlo? Sì. Mi ha preso con la spazzatura. Che carino. È un papillon. Ma che carino. Ma non lo metto. È un bellissimo papillon, ragazzi. Ti sto rendendo l'uomo migliore anno 2018, Dani, io non lo so. E che carino, ragazzi. Che bel regalo, grazie. Ho trovato un altro bigliettino, attenzione. Allora, per conquistare qualcuno bisogna attirare la sua attenzione, dato che è evidente che con le tue forze non puoi farcela. Ci penso io. Che cazzo. Ragazzi, cosa? È evidente. Cosa? Cioè, tu? Che cazzo è sta roba? Opla, tira questo
e... Cosa mi fai mettere? Tira, tira! Che cosa cazzo mi fai mettere? Ecco fatto! Vai, indossa, prego! Guardate che bel bambino che sta diventando! Ma non ci sto! Ma ci sta! Ma te la rovino, non ci sto! Non dica fessirie! Stefi! Non ci stai? No! E te la metto sulle spalle come le professoresse di... ti conviene, perché... Mi è caduto il copiano, sta bellissimo il copiano. Mettitelo sulle spalle come le professoresse di italiano e gli mettiamo anche la cinturina, il pezzolino. Ragazzi, voi non potete capire quanto schifo fa da in piedi. Ecco qua. E la cinturina. Ora ve la faccio vedere, eh? Sì, sì. La cintura nell'ombelico. Mi sembra ovvio. Cioè, a vedere, vai. A vedere, questa roba direi che sia tua. Così, eh? Così. Accucciati un pochino. Sto per l'occhi. Prego, prosegui. Senti, sto coso mi cade. Se ti cade lo mettiamo in testa. Ma sei un papillon. E vabbè. Adesso. L'arte, l'arte. Aiuto. Ha fatto il buco, è riuscito a evadere. Sì. Come si permette a toglierlo? Madonna santa. Ci si può ridurre così per aprire un regalo? Colpa tua! È colpa tua! Così devi fare, ecco. Bisogna stargli dietro come le bambine. Oh, mi tagli la felpa! Piano, hai rotto la roba! Come faccio a rompere la roba? Rompi la roba, è più di da solo! Rompo dei guanti! Rompo il papillone fatto con la assorbente, eh? Un maschio rude e selvaggio deve fumare. E io ho messo anche la sigarettina piccola e discreta. Vai. Che schifo, cos'è? Mi metto in bocca l'inchiostro. Che cazzo? Ma no, è tempera. Vabbè, vabbè allora. Vabbè. Ragazzi. Senti Stelin, prova anche con questo, poi non so più come fare per farti attirare attenzione. Faccio regali, mica miracoli. Esatto, la sigaretta non perde più. Cazzo. Allora. Il papillon. Io da nuovo vedo fin cozzo. Come faccio a infilarmi questi ora? Rendetevi conto. Rendetevi conto. Sembrano i capelli di Chanel. Allora. Vai. Cosa c'è scritto lì? Fate una foto tifo now. Esatto. O gliela faccio io, ragazzi, così la vedrete qua a figura intera perché è un bellissimo profilo. Allora fammi... Lo fai tu. Sì. Okay. Mettiti. Come? In piedi. In piedi. Ragazzi, non potete capire lo spettacolo raccapricciante. Meraviglioso. Darò fine a un vero video da mostrare. Non guardare altro. Darò fine a un bel video da mostrarti. Allora, il video in questione. Non mi guardare così, dai. No, certo, come altro ti potrei guardare. Allora, sei pronto? Mm-hmm. Ciao pezzolino. Io sono Stefi 1986 e questa è quella che hai appena messo in bocca. Ed è una bellissima sigaretta. Lo saprei meglio di me perché appunto ce l'avevi avuta in bocca fino a poco fa. E detto così potresti dire quanto poco fa potrebbe essere altro. No, intendo proprio poco fa, cioè pochi istanti fa. Il problema è che come sempre io le cose le tratto. Lo sai benissimo che il mio feticismo migliore è trattare le cose prima di dartele. E questa è stata trattata così. Ciao pezzolo. Questo trattamento. Aspetta, ora ti faccio vedere. Aspetta. Si era messa nella canana. Ti ho rifatto il culo.
messa nella canana. Sei una persona orrenda. Bruttissima. Non sei malissima così. Bruttissima persona. Che schifo. Un cazzo, questa non è tempera. E ora puoi proseguire con lo scartaggio. Dove sta il farmaco? Che cos'è quello lì? Non lo so. Come non lo sai? Non riesco a vedere ancora. Oh, oddio! Ha chiesto il dildo e la Lufina gliel'ha regalato. Oddio! Occhio che sotto c'è un'altra cosa. Ok. Oddio, ragazzuoli! Finalmente si può trastullare il buco del culo, a caso! Che bello! È quello per le borse degli occhi. Esatto. Cioè, ragazzi, io dovrei credere che questo lui lo usi per gli occhi. Dai, ma cazzo ci crede, dai, per favore. Ma tu puoi credere quello che vuoi, che se ne frega. Io esigo un video di Dani che lo prova, scrivetelo anche voi. È meraviglioso! Sì, sì, lo farà senz'altro. Voglio vedere. Ma prego, gioia! Ma proviamo subito! Ma subito, tipo no! Ma subiterio! Ma subiterio! Che bello! Prego! Non sarò perfetto! No, perfetto! Allora! Schifo! Io non so come... Chissà quanto vi suderanno le mani questi guanti! Sì! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Sì! Ce l'ho fatta, mamma! L'argilla pura! Quanto hai trattato l'intervento? Si vede che stai invecchiando. Sì, cioè, è un modo per dire che fa schifo, però. Che carino, grazie. Quest'anno ho deciso di fare il kit. Prego. Ho deciso di fare il kit per rendere un mi nuovo migliore. Mi sa maggio. È migliore, cazzo. C'hai ragione. Grazie. Prego. Quanto scemo è. Ne felicio. Oh, che meraviglia. Tieni questa bellissima felpa che sarà tutta appiccicosa. Dani, sei così felice dei regali? Sì, tantissimo. Quindi posso togliere tutta questa roba? Sì, però prima salutiamo. E mi raccomando, andate a vedere il video sul canale del Pezzollo. Oddio, sì. Questo è tutto. Ciao, andate a vederlo. Ed è pezzi di Dani. Spendi tu per piacere, grazie. Vabbè. Cosa?